Benvenuti cari amici al nostro appuntamento con la pillola del Vangelo che ci prepara ad accogliere la parola del Signore in questa ottava domenica del tempo ordinario, una domenica particolare perché contrassegnata dalle cattive notizie di guerra che ci giungono ogni giorno, da qualche giorno dal fronte ucraino e che ci scuotono, provocando senz'altro in noi sentimenti di mestizia, di angoscia anche talvolta, specialmente se magari conosciamo qualche persona che viene dall'Ucraina o che abita lì, come nel caso mio, penso a Don Francesco Andolfatto, mio carissimo amico, che si trova proprio in quella terra che ho sentito in questi giorni, con la sua testimonianza di fede e anche di prova profonda che condivide con questo popolo, vittima di questa terribile sciagura provocata purtroppo dalle passioni, dalla malizia che c'è nel cuore degli uomini. E proprio questa è la questione radicale che oggi viene illuminata dal Vangelo, cioè dallo scandalo che può esserci anche fra i cristiani, da parte dei cristiani di una cattiva testimonianza, di un albero che dà frutti cattivi, nonostante dovrebbe essere un albero buono dal momento che è stato nutrito dalla parola del Signore e anche coltivato dallo Spirito Santo e dai sacramenti. Lo scandalo grande è proprio questo, che si tratta di una guerra tra cristiani, in fondo tra popoli cristiani, anche di antica tradizione, provocata da persone che magari si proclamano anche cristiane, ma che si comportano in maniera del tutto contraria a quello spirito delle beatitudini che già 2 settimane fa è echeggiato nelle nostre chiese, che si diceva che sono beati i poveri, i miti, sono beati coloro che piangono, coloro che sono affamati e perseguitati a causa della giustizia, non certo coloro che mettono in pratica la violenza, la guerra. E poi il Vangelo di domenica scorsa che ci diceva di perdonare e di amare i nostri nemici. E quindi questa guerra è ancora più scandalosa proprio perché messa in atto da persone che dichiarano un'aperta appartenenza alla fede cristiana. E questo ci deve interrogare perché, come dice Gesù parlando ai suoi discepoli, anche noi rischiamo di essere guide cieche, ciechi che guidano altri ciechi. Pensiamo di vedere, ma non ci vediamo. E questo accade soprattutto quando vogliamo, come dice Gesù, togliere la pagliuzza dagli occhi del nostro fratello senza accorgerci della trave che c'è nel nostro occhio. Quindi il Signore Gesù ci ammonisce a compiere un lavoro su noi stessi. È molto facile trovare i difetti degli altri, denunciare e giudicare i peccati, le passioni altrui, è un lavoro che tutti riusciamo a fare molto bene, ma molto più impegnativo guardarsi dentro, guardare il proprio cuore e riconoscere che anche in noi albergano queste passioni che sono l'egoismo, l'avidità, la vanagloria, la lussuria, la ricerca del potere, l'arroganza, che poi, se non adeguatamente disciplinate, possono condurre a scelte sconsiderate, a scelte di violenza, di sopraffazione, di controllo degli altri, di vendetta, di odio e di guerra. E quindi il Signore Gesù col Vangelo di oggi in fondo ci prepara anche alla Quaresima ormai vicina. Mercoledì prossimo sarà il mercoledì delle ceneri, cominceremo questo cammino penitenziale, indicandoci una via molto importante, che è proprio quella della purificazione del cuore, del nostro cuore. Potremmo chiederci in questo momento cosa posso fare io di fronte a questa grande violenza della guerra che ha deturpato gli equilibri dell'Europa, che sta creando grossi disagi e creerà anche grandi prove per tutti noi. Cosa posso fare io per fermare questa guerra, per contrastare questa guerra con un'opera efficace? Il primo passo da fare è proprio quello di
lavorare sul mio cuore, purificare il mio cuore, aprire lo sguardo e fare un esame serio, confrontandomi proprio con la vita concreta, per scorgere quali sono quei punti di fragilità, quelle passioni cattive che fanno sì che il mio albero, cioè la mia vita, la mia persona, non dà buoni frutti, anzi dà frutti cattivi nella vita quotidiana, e lavorare attraverso la disciplina, l'ascesi che la Chiesa da sempre propone ai fedeli, cioè quella del digiuno, della preghiera, della carità, affinché queste passioni, guidate, ecco, con la temperanza, orientate, anche mortificate attraverso un esercizio di penitenza, possano lasciare spazio invece a quei frutti buoni dello Spirito Santo, a quella grazia naturale che abita in noi già nella creazione della nostra persona e che ci rendono come Gesù, cioè ci uniscono sempre più a Lui e non ci fanno correre il rischio di dirci cristiani, ma solo per facciata di essere come quegli ipocriti che Gesù denuncia, cioè quei personaggi da teatro che recitano la parte del cristiano, si danno questo nome, dicono di appartenere formalmente a questa fede, a questa tradizione, ma è solo una recita, non c'è una verità dell'essere. Ecco, chiediamo al Signore davvero che illumini tutti noi, che ci aiuti a trarre del bene anche da queste circostanze dolorosissime e terribili, impegnandoci ancora di più nel cammino di conversione, per un'unione sempre più amorosa, perfetta, con Lui, con il Padre e nello Spirito Santo. A tutti voi una buona domenica. Ciao Emanuele. Allora, beh, non serve tanto descrivere la situazione perché penso tu sappia tutto anche dalle notizie, quindi la guerra c'è ed è brutta. Noi siamo distanti dal fronte perché siamo ai confini con l'Unione Europea, però già la gente è in panico. Oggi code interminabili alle stazioni di servizio, ai supermercati. Un'agitazione generale, tanta gente che scappa da Kiev, che scappa dalle zone di guerra, viene qua. Le code alla frontiera sono interminabili e veramente la situazione è difficile. Però vediamo anche, come dire, dei segni della provvidenza perché finora abbiamo tutto e anche possiamo organizzare un po' di aiuto a quelli che arrivano, trovare ospitalità nelle case, nelle famiglie, gente che apre le porte. Stiamo vedendo tante cose che in tempi di pace non si vedono, ecco. Quindi il Signore anche quando si vede dei cuori chiusi ne apre degli altri. Io spero veramente che presto finisca tutto, che arrivi la pace, anche perché siamo in una situazione di incertezza generale. Tutto quello che abbiamo costruito finora, anche spirituale, ma anche materiale, tutto in dubbio ora. Però il Signore è il Signore della storia, quindi porta avanti anche dalle macerie e fa rinascere cose ben più grandi. Quindi preghiamo e prendiamo a cuore questa situazione e ci affidiamo anche alle vostre preghiere, sapendo che questo veramente ci aiuta, ci sostiene, stare uniti e non permettere all'odio di entrare nel cuore. Ecco, quindi ricordati di noi e un saluto carissimo, un abbraccio.